Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su Minecraft nella nostra avventura di Farming Valley. Oggi iniziamo in un giorno di pioggia perché sì, ogni tanto piove, in realtà molto meno di quanto spererei perché così almeno non devo innaffiare le nostre coltivazioni. Qui abbiamo la nostra cagnolina che per il momento aspetta ancora a scegliere il nome nonostante voi me ne abbiate consigliati una valanga, però voglio aspettare perché comunque ancora non abbiamo neanche una name tag per poterle dare un nome. E intanto però dobbiamo anche trovare un amichetto per lei, quindi andremo un po' in giro anche a cercare un altro cagnolino da poter adottare, perché lo sapete, il mio obiettivo è quello di avere una gigantesca cucciolata di cagnolini. Allora, intanto ho raccolto le rape che vendo subito e aspetto che però cresca anche l'altra prima di coltivarne delle altre. Però anche questa volta ho delle cosine da farvi vedere perché mi sono data un po' da fare per portarmi avanti con i lavori un pochino noiosetti, ma partiamo da qualcosa di più semplice. Allora, innanzitutto ho cercato di sistemare un pochino tutte le cose che ho in possesso, quindi il cibo, qui ci sono tutti i materiali da costruzione un po' di base. Qui ho messo tutte le cose che riguardano fiori e piante, qui tutte quelle che riguardano mob e animali. Qui non sono ancora riuscita a mettere a posto, lo so, sono un po' incasinata, però pian piano ci sto lavorando. Qui abbiamo tutti gli attrezzi, qui abbiamo tutti i libri che abbiamo recuperato finora e finché non potremo farci uno scaffale, una libreria insomma, li terrò nella cassa. Qui mi sono fatta un cassettino più piccolino dove tengo il carbone, direttamente sulla fornace perché è molto più pratico. E a proposito di piante, dobbiamo anche iniziare a piantare i cespugli che abbiamo trovato nello scorso episodio. Perché, come vi ho detto, la mia intenzione è quella di metterli ai lati del sentiero, così per rendere tutto un po' più carino. Prossimo aggiornamento da mostrarvi è il porticciolo di cui vi avevo parlato e che volevo creare proprio qui. Allora, l'ho fatto in legno rosa, come la mia casa. Ho fatto anche qui dei cassettini dove ci sono delle barche e delle torce nel caso in cui voglio andare in esplorazione e non ho abbastanza cose. Forse dovevo fare la tettoia un po' più grande, però vabbè. E questo è il molo con la nostra barchetta. Alla fine ce n'è una sola perché insomma sono io da sola, quindi mi sembra ovvio. Userò la barchetta anche per farvi vedere... Oh mamma mia, è difficile fare manovra. Per farvi vedere che cos'altro ho fatto. Pioggia! Allora, qui ho aggiunto qualche piccola cascatella perché così è molto più carino. E una delle modifiche che ho fatto è di sistemare un pochino l'isolotto della dea. L'ho circondato di marmo perché ne avevo abbastanza visto che l'abbiamo recuperato nella cava e sono riuscita a trovare anche altri fiori mistici. Ho trovato questo rosa, ho trovato questo azzurro, ho trovato quello rosso e ne ho trovati due grandi, uno giallo e uno fucsia, che sono bellissimi. Quindi pian piano il nostro isolotto mistico sta prendendo forma. Poi, io non so se voi ci avete fatto caso, ma io già ho adocchiato il nostro bersaglio perché ho visto che c'è un cagnolino qui da qualche parte, lì vicino al nostro molo. Però le modifiche da farvi vedere sono ancora molte. Allora, ho collegato l'emporio al resto del villaggio con un altro ponticello e ho fatto anche un bel sentiero che porta dietro. Come vi avevo detto, dietro l'emporio ho intenzione di fare qualcosa, ma al momento non so bene cosa, quindi ho lasciato, diciamo, questo sentiero che si interrompe un po' a metà nel resto dell'erba. Mentre qui ho fatto una piccola scalinata. Ha smesso di piovere? No, ci sono gli alberi. Una piccola scalinata che porta poi verso il folto della foresta, dove ci sono ancora tanti misteri che vanno svelati. Come vedete, qui intorno ci sono un sacco di fiori mistici. Questo giallo piccolo lo voglio. Ok, grazie. Credo che me ne terrò un pochino perché, come abbiamo visto la scorsa volta, i fiori mistici danno anche dei petali mistici. Ciao! Ma io mi sono dimenticata di portare le ossa. Ma perché faccio queste cose? Allora, ci sono un sacco di lupi, ma io ho dimenticato di portare le ossa, quindi è inutile. Vado a riprendere le ossa, così vediamo se riusciamo a prendere un altro cagnolino. Ok, ho preso le ossa e mi sono preparata anche del colorante azzurro nel caso in cui riusciamo a temare il lupacchiotto. Oh, questo con gli occhioni, voglio questo con gli occhioni. Allora, vai qui, vai, fuori dall'acqua, sali, per favore sali, bravissimo. Vai che ce la fai, vai che sei un bravo lupacchiottino. Non ci riesco, vabbè, vediamo se così... Mi vuoi bene? Ma sì che mi vuole bene! Ma
carino. Ok, andiamo, vieni. Esci dall'acqua. Cioè, ci è voluto un secondo. Magari forse era quello a cui già avevo provato a dare... Può essere che era quello a cui già avevo provato a dare le ossa. Comunque, allora, io non vorrei dire... Ma questo cane con questi occhi un po' sbanunati, perché effettivamente questi occhi sono molto sbanunati, è un po' inquietante, però va bene, ci piace, ci piace. Allora, prima di far passare questa giornata che sta veramente dando un po' fastidio perché la pioggia non è mai il massimo, infatti mi riparerò sotto questo albero, no questo, è meglio questo, ok? Voglio sistemare prima i nostri cespugli. Come già detto nello scorso episodio, ne abbiamo 12 di raspberry e 4 di blueberry. Spero di poterne trovare degli altri, ovviamente, perché sarebbe molto carino. Però in teoria forse dovrebbero crescere anche da soli una volta che se ne pianta uno. Quindi metterò uno di raspberry e uno di blueberry, almeno in questo lato. Sperando che ne crescano degli altri. Facciamo così, che è molto carino. Ecco qua. Così almeno sono alternati. Allora, questo è il raspberry, quindi ce ne servirebbe un altro di blueberry, però va bene così per il momento. E ne mettiamo allora uno qui, uno qui, uno qui e un altro qui. In teoria così facendo dovrebbero nascerne degli altri. Io spero tanto che sia così. Comunque, per esserne assolutamente sicuri, penso che ne disseminerò qualcun altro in giro per il villaggio, tipo ne possiamo mettere uno qui, fuori da Yulif, che è molto carino. Yulif sta sempre lì, lo sapete, che ormai quello è diventato il suo angolo preferito. Qui ne metterei un altro, perché effettivamente queste case hanno degli angoli molto particolari che ospitano bene cespugli, piante e cose del genere. Quindi penso che così... ci siamo, ci dovrebbe essere anche abbastanza spazio per farne eventualmente crescere degli altri. E prima di far passare questa giornata di pioggia, vorrei parlare un attimo con Yulif per vedere effettivamente se c'è qualche altro... No, non ci credo. Una volta che abbiamo fatto l'emporio, ci sono altri edifici, oltre ai soliti che sono il rancio degli animali, l'allevamento di pollo, di polli. Ora ci sono in più la collina mineraria. Questo non lo so che cos'è. Annaggia, si è buggata la scritta, quindi non so di preciso che cosa sia. Però mi sembra veramente carino. Dovrebbe essere, non lo so, mi sembra un laghetto. Devo informarmi un pochino. E poi abbiamo il caffè. Abbiamo il bar, che secondo me è veramente bellissimo. Allora, ci servono 200 di legno, 48 di pietra, 32 di vetro e ci servono 32 mattoni. Credo di aver trovato un giacimento di clay proprio in questo lago, quindi penso proprio che ne approfitterò e cercherò di raccattarne un pochino così per far passare un po' il tempo. È iniziata una nuova giornata e abbiamo ricevuto anche i soldini per le rape che abbiamo venduto. Intanto io ho messo a cuocere sia i mattoni, ho trovato 52 di clay che è molto molto buono, e sto mettendo anche a preparare il ferro. Ho portato i miei due cagnolini qui, guardate che bellini, uno con gli occhioni sbanunati e l'altra piccolina, che carina. Sta sicuramente pensando, oddio, ma cosa mai trovato? È carino, lo apprezzerai, fidati. Allora, qui ha finito di piovere, finalmente. Probabilmente riuscirò anche a seminare le rape, intanto che finisce di cuocere tutto quello che ci serve. Qui c'è la nostra ultima rapa, quindi ne metto a coltivare delle altre. Il grano sta procedendo bene... No, aspetta, sono cetrioli, non grano. Sta procedendo bene, anche se ci vuole un pochino di più. Se non sbaglio, per i cetrioli ci vogliono 8 giorni. Mentre invece per le rape ce ne vogliono solamente 3 o 4, non mi ricordo benissimo. Comunque, allora, una volta finito di innaffiare, voglio controllare se ho abbastanza legno. Perché mi piacerebbe moltissimo iniziare effettivamente a costruire un nuovo edificio, anche se dobbiamo decidere un po' dove sarà. E ho pensato di iniziare a costruire anche sull'altra sponda, perché voglio allargare un pochino il nostro villaggio.
Però per farlo in realtà avevo intenzione, usiamo sempre la nostra barchetta perché è molto comoda, avevo intenzione di fare un pochino, come dire, un centro abitato, nel senso che effettivamente noi, a noi manca una zona grande e soprattutto piana, in cui ci sono magari intorno vari edifici, una piazzetta, sarebbe veramente carino. Quindi fatemi sapere se quest'idea vi potrebbe piacere, così io magari off camera mi metto all'opera e cerco di spianare almeno questa zona quanto più possibile, per fare spazio per nuovi edifici, magari anche qualche casettina. Dobbiamo lavorarci un pochino su, però secondo me verrà qualcosa di veramente molto molto carino. Anche se comunque il bar potrebbe essere anche tipo, che ne so, su questa riva qui, e si chiamerà Bar al Lago della Dea. Sarebbe veramente carino. Comunque, allora, un'altra cosa che vorrei fare oggi è quella di preparare magari la casetta per i nostri cagnolini, perché la nostra casa non è molto grande, in realtà è proprio piccola, è veramente molto piccola, e effettivamente stare in tre qui potrebbe essere un po' scomoduccio, non è vero piccolini? Quindi magari potremmo fare anche una casettina, ma non avrei proprio l'idea di dove, mamma mia. Sicuramente però una cosa di cui abbiamo bisogno è un allevamento di animali, me lo avete detto più di una volta ed effettivamente avete ragione, perché qui purtroppo non si può mangiare di continuo la stessa cosa, perché pian piano darà sempre meno nutrizione. Come vedete il pane praticamente non lo voglio mangiare più, la carne già mi sto stancando. Ma dai, Yulif non lavora di sabato? Bisogna aggiornare il cartello, bisogna aggiornare il cartello, me ne occuperò. Quindi non possiamo vedere Yulif quanto richiede per fare le varie stazioni di allevamento. Vediamo un po', oggi dovrebbe essere aperto, qui ancora non sono venuta a trovare le nostre signorine preferite, ma salve! Vediamo un pochino la signorina Candice, che effettivamente è diventata tutta scura. Ma che ti è successo? Scendi da qui! Scendi da qui! È la luce, ti sta rovinando... Vabbè, salve! Come? Sapevi che normalmente lavoro con Jim come lattaia? Chi è Jim? Un nuovo NPC si affaccia! Oh! Bene, 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 dobbiamo lavorare ovviamente per scoprire chi è Jim! Ecco qua, mettiamo la mia nuova conquista sull'isolotto della Dea e nel mio giro vagare sono riuscita a trovare anche altri cespugli di blueberry che ci fanno molto comodo, un cespuglio di maloberry che non so cosa sia e 15 cespugli di raspberry che a quanto pare sono quelli più comuni che si riescono a trovare. Come vedete già stanno crescendo e mi fa molto molto piacere, perché verrà veramente qualcosa di molto carino, ne sono assolutamente sicura. Qui voglio togliere questo, facciamo così. Qua ne tolgo un altro, no, facciamo così. Mettiamo questo qui, qua lo abbasso un pochino perché così viene meglio. E lo mettiamo qui. Poi l'altro di blueberry lo mettiamo qui, qui. Non mettiamo niente, vorrei mettere quello di maloberry vicino casa perché lo voglio tenere un po' d'occhio. Lo mettiamo qui, che ci sta bene. E questi qui di raspberry adesso pian piano li seminerò un pochino in giro. Ok, ho praticamente circondato casa di cespugli di raspberry. Speriamo che crescano bene, soprattutto che non mi infestino direttamente tutta casa. Comunque per questo video direi che è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui e aspetto tutti i vostri suggerimenti, innanzitutto per quanto riguarda la casa dei nostri cagnolini, dove farla, quanto deve essere grande, se deve essere vicino alla nostra casa o magari un po' più lontano, in questo caso mi sa che dovremo modificare un po' tutta la conformazione dell'area circostante. Ovviamente aspetto anche suggerimenti per il nome del nostro nuovo cagnolino e anche come pensate che dovremmo espandere ancora il nostro villaggio, se effettivamente andando a sfoltire un pochino la zona laggiù che vi ho fatto vedere prima dietro l'isolotto della Dea, se fare un'area molto pianeggiante e grande dove fare una piazza con tanti negozietti, insomma aspetto tutti i vostri suggerimenti perché come sapete voglio creare questo villaggio insieme a voi, quindi un pochino con quello che piace a me ma anche quello che piace a voi. Io vi ringrazio ancora tantissimo per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!